Ciao! Ciao amore, sei tornato. La cena è quasi pronta. Mentre apparecchio, puoi buttare la spazzatura. Ma Ma manco mi fai entrare in casa che già mi fai buttare la spazzatura? Ma dai, sei già vestito, c'hai le scarpe, ci metti 2 secondi. sono stanco, ho appena finito di lavorare. Avevi tutto il giorno a disposizione, potevi farlo anche tu, eh? Guarda che ho lavorato anch'io tutto il giorno in casa. Non mi sembra chissà che cosa andare a buttare la spazzatura. E comunque non ti sto chiedendo aiuto, altrimenti sarebbe scontato che qui faccia tutto io. Ma lasciami stare, va. Ma dove vai? Dai, mangia un po' di frutta. No, mamma, sono sazio, basta, non sono a posto così. Va bene, ora che sei più tranquillo, mi dici che cosa è successo? C'è poco da dire, mamma. Non sopporto più Paola. Torno stanco dal lavoro, lei mi riempie di cose da fare, dice che non l'aiuto mai. La voglio lasciare, non ce la faccio più. Che poi tu non hai mai chiesto niente a papà. Ti sei sempre occupata di tutto Lorenzo, e come fai a essere così convinto di questo? tu. Io non ho mai visto papà fare qualcosa in casa. Papà tornava tutte le sere tardi dal lavoro e mentre tu dormivi faceva tantissime cose in casa. E inoltre io non ho mai dovuto chiedergli nulla. Lo faceva così spontaneamente. Ed è così che deve essere. Ti voglio chiedere scusa. Ho dato per scontato che le faccende di casa fossero compito tuo, ma ho capito che non è così. Perché prendersi cura dell'ambiente in cui vivi significa anche prendersi cura delle persone che ami. La lotta a chi ha fatto di più, a chi ha fatto di meno, beh, indubbiamente non porta altro che a discussioni, discussioni inutili, che portano le persone a restare nella propria posizione piuttosto che ad andare verso la relazione. La collaborazione è uno dei valori più importanti in assoluto e non è una questione di essere donne, uomini, di avere un determinato ruolo, di essere casalinghe, di essere semplicemente lavoratori, no, no, nella maniera più assoluta. Collaborare significa offrire quello che è un aiuto non solo per noi, ma nei confronti delle persone che amiamo, per poter stare comunque in un ambiente che ci consente di poter stare bene, di poter avere delle relazioni di qualità. Quindi non è solo un onere quello di collaborare, ma bensì un privilegio e un onore che abbiamo la possibilità di donare agli altri. Se avete una storia da raccontarci, scrivetemelo sotto nei commenti e potremo ispirarci per i prossimi video. Grazie!